Buongiorno a tutti quanti. Allora, siamo quasi alla fine del percorso che abbiamo fatto parlando del costruire la felicità. La scorsa settimana abbiamo cominciato a parlare di una... Mi andrà a farsi leggermente il microfono, proprio poco quello verde, sul verde, o anche quello generale, anche quello generale, altrimenti c'è l'imbombo. Ok? Mi sentite adesso, sì, senza l'imbombo. Un pochino più su, un pochino più su. Ok, a posto così. Abbiamo cominciato a parlare la settimana scorsa di una virtù particolare, che è quella della misericordia. Ok, vi ricordate? Avevamo definito che la misericordia è l'amore in azione. Qualcosa che noi non è che pensiamo, non è farsi venire i lucciconi quando vediamo il bambino dell'Africa, ma è il fatto di agire in amore e in misericordia. Avevamo visto che la misericordia non va né parlata né pensata, ma va fatta. E per praticare la misericordia avevamo visto quattro passi. Dicevo che la misericordia è essere paziente verso con le persone, la misericordia è perdonare coloro che sbagliano, la misericordia è aiutare chi soffre e la misericordia è fare del bene ai miei nemici. Abbiamo visto che erano cose che non erano semplici, vero? Erano cose che ci impegnavano abbastanza. Però tu potresti dirmi, ok, ma abbiamo capito la misericordia e tutte quante queste cose. Però, perché devo avere misericordia? Perché devo esercitare? Il motivo che mi spinge ad esserlo, non potrei vivere in pace. Tu mi hai detto la settimana scorsa che è un mondo sotto sopra, che quello che fa il mondo attualmente non è quello che vuole che, Dio vuole che io faccia. È una cosa faticosa, non potrei praticare una cosa differente senza praticare l'opposto di quello che dice il mondo. Dio mi ha fatto nascere in questo mondo, per cui io devo adattarmi a questo mondo. Perché vuole che agisca in questo mondo in una maniera sotto sopra? Ci sono almeno tre buoni motivi. Oggi ne vedremo soltanto tre, ma ce ne sono molti di più. Il primo dei motivi per avere misericordia è perché Dio ha avuto misericordia. Questa è la parte principale. Un giorno Pietro fece una domanda a Gesù, ed è la prossima, Matteo 18, versetti 21-22. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Allora sappiate che la legge ebraica imponeva, è proprio una cosa impositiva, di perdonare fino a 5 volte. Allora il buon Pietro che cosa ha fatto? Ha pensato: ma come posso impressionare Gesù? Allora la legge dice che io devo perdonare a 5 volte. Ce ne metto una di mio e ce ne aggiungo un'altra per fare bella figura. Gesù, fino a 7 volte, Gesù gli risponde in una maniera differente. Lui si sarebbe aspettato: bravo Pietro, complimenti, vedi, tu dici, la legge dice 5 volte, tu 7, che bravo che sei. Gesù invece lo gela, perché gli dice una cosa differente. Non vi dico, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. 70 volte 7 è 70 per 7, 490 volte. Ma non è nemmeno quello il numero che sta intendendo Gesù, perché dicevo, io ti do 490 volte, la 401esima ti ammazzo. No, non è quello. Gesù sta dicendo: aggiungi alla legge tutto quello che vuoi, tanto sarà poco, perché se tu ti arriverai a 490 volte, ti dirò 490 volte moltiplicato x. Il concetto è questo: tu come figlio di Dio sei tenuto a perdonare sempre. Significa che devi perdonare sempre. Ora, questa non è un'affermazione che faccio io, questa è un'affermazione che fa Gesù, fa proprio Gesù in un passo successivo. Mi dai la prossima, stavolta è davvero la prossima, ok? Ferma là. Qui c'è una storia di una persona
persona che aveva un debito verso il Signore. La leggiamo in Matteo 18, 23 a 33. Leggiamo la prima parte della storia. Dice così, queste sono le parole di Gesù. Perciò il regno dei cieli può essere paragonato al re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti, dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mossa con compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Allora, la scena che dipinge Gesù è una scena di una situazione disperata. Allora, questa persona doveva 10.000 talenti, che a cambio attuale sono circa 8.600 euro. Ora, il reddito di un servo era di qualche euro a settimana. Questo servo va, si getta ai piedi del padrone, del signore, e gli dice: abbi pazienza e ti ripago tutto con 2 euro a settimana. Chiaramente è una situazione completamente impossibile. Gli si sarebbero volute più vite per adempiere a quel debito. Succede però l'incredibile, che il Signore, mosso a compassione, splachizomai significa, mosso a compassione in greco, splachizomai significa sentire qualcosa che si muove nella pancia. Se avete presente quando stai così male, perché? Perché c'hai una... ti compenetri con il dolore di un'altra persona, che alla fine senti proprio una botta nella pancia. Succede veramente. È questo l'effetto che c'ha quel signore, che gli dice: guarda, facciamo una cosa, non mi devi più niente, non mi devi più niente, condonato tutto quanto. Ma la storia non finisce qua. Prossimo capitolo. Ma quel servo, questo qua a cui era stato condonato tutto, uscito trovò uno dei suoi conservi, un collega, che gli doveva 100 denari, e afferrato lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Stesse parole che lui aveva detto al signore. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, venuti il fatto, ne furono molto rattristati ed andarono a riferire al signore tutto l'accaduto. Allora il Signore lo chiamò e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non avresti anche tu, non dovevi anche tu avere pietà per il tuo conservo come io ho avuto pietà di te? La parola che qui è tradotta con pietà, in realtà, sapete qual è? Vi ricordate che abbiamo discusso la settimana scorsa? È l'Eemon, da cui viene l'elemosina. E l'Eemon, misericordia, agire con misericordia. Eleo è misericordia, e l'Eemon è fare misericordia. Allora proviamo a sostituire misericordia a questo versetto. Prossimo. Ok. Non avresti avuto a tua volta avere misericordia come io ho avuto misericordia di te? È questo il concetto. Il conservo doveva 100 denari, più o meno 20 euro. A lui sono stati condonati 8.600 euro e lui non aveva avuto misericordia. Ora, chiaramente nella storia il Signore è Dio e il servo malvagio sono io e sei anche te. Dio si aspetta che tu tratti con la stessa maniera, con la stessa misericordia con cui lui ti ha trattato le persone con cui tu vivi, che tu abbia amore in azione verso gli altri, che non ti limiti soltanto a farti venire i lucciconi, ma agisca in misericordia, esattamente come lui ha avuto amore in azione verso di te mandando Gesù Cristo. Abbiamo parlato la scorsa settimana delle persone che ti rendono nervoso, vero? Quelle persone difficili, quelle che ti fanno perdere la pazienza, quelle che non sopporti. Hai mai pensato che
tu sei così verso il Signore, che tu eri così, che stai descrivendo te stesso quando descrivi una persona che ti rende nervosa, che ti fa perdere la pazienza, che non sopporti per quello che fa. Tu stai descrivendo te stesso davanti al Signore. Paolo affermava in Efesini 2:1: una volta eravate morti per sempre a causa dei vostri peccati. Dio avrebbe potuto guardarti e guardarmi con un occhio malevolo, con un occhio malvagio, ma non lo ha fatto. Perché? Perché lui è misericordia. Lui non ha misericordia, lui è misericordia. Romani 5, versetto 10 dice: perché se mentre eravamo ancora suoi nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di suo figlio, tanto più ora saremo salvati perché egli vive. Tu ed io eravamo persone difficili, tu ed io eravamo persone insopportabili che facevano perdere la pazienza al Signore, e forse lo siamo ancora, anzi di sicuro facciamo perdere la pazienza al Signore, perché non abbiamo smesso di peccare. Noi non continueremo per tutta la vita a peccare, ma Dio ha avuto misericordia di me e di te, così come l'ha avuto del grande Paolo. Paolo che è un campione della fede, ha scritto libri della Bibbia, ha visto fisicamente Gesù, parla in questa maniera di se stesso. Parla di se stesso come di un peccatore incallito a cui è stata fatta misericordia. Prima Timoteo 1 da 15 a 16: questa certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, Elenon, misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza ed io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. Paolo dice: io sono il primo peccatore. Vi ricordate, Paolo era quello che andava a perseguitare la Chiesa, andava sulla via di Damasco, stava andando per andare a far mettere in prigione le persone credenti, cristiani, che erano a Damasco. Per cui più peccatore di me, lui dice, non c'era nessuno. Dio ha usato misericordia e di me. Nell'episodio che vi ho ricordato della settimana scorsa, che abbiamo visto della donna adultera, Gesù afferma una cosa precisa. Giovanni 8, versetto 7: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. La legge imponeva di lapidare la donna, la misericordia invece imponeva di perdonarla. Romani 6, 14 dice: infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Voi siete sotto la grazia, charis, da Cairo, che significa felicità, gentilezza, gioia. Stavamo parlando di come costruire la gioia, di come costruire la nostra felicità. Eccola la chiave della nostra felicità. La chiave della nostra felicità è la misericordia. È la misericordia. Non siamo nella gioia perché abbiamo vissuto misericordia. E misericordia dobbiamo dare agli altri. E misericordia dobbiamo estendere agli altri. Se vogliamo essere felici nella vita. C'è un canto bellissimo che cantiamo: Dio ha fatto cose grandi per me e noi siamo nella gioia. Dio ha fatto la cosa più grande avendo misericordia verso di noi tramite Gesù Cristo. Allora, il secondo motivo perché dobbiamo avere misericordia è perché avrò bisogno di misericordia in futuro. Dio non è stato misericordioso soltanto al passato. Dico, vabbè, ha avuto misericordia con Paolo, l'ha salvata dalla legge, ok, però da questo punto sono affari di Paolo di rigare dritto. No, Dio è stato misericordioso al passato, ma lo sarà anche in futuro, e lo è al presente. E questa è una buonissima notizia per noi, perché non so voi, io parlo per me, io pur essendo credente continuo a peccare,
probabilmente no. Io continuo a peccare. Nella prossima Gini. Giacomo 2, versetto 13. Perché il giudizio sarà senza misericordia per chi non ha usato misericordia. La misericordia trionfa sul giudizio. La misericordia mi serve, ma Dio la userà verso di me soltanto se ho avuto misericordia verso gli altri, se io la uso verso gli altri, altrimenti non c'è misericordia ma c'è legge. Abbiamo detto che non siamo più sotto la legge, ma siamo sotto la grazia. E la grazia di Cristo si espande su di te soltanto se tu applichi la misericordia, se applichi l'amore in azione alla tua vita. Non ti conviene essere sotto la legge. Non ti conviene richiamare la legge per le persone che vorresti venire, perché con quel metodo sarai giudicato. Il mio futuro sarà pieno di errori. E se chiedo giustizia, devo stare attento ad essere giusto per il resto della mia vita, a non peccare più, che è impossibile, perché sarò giudicato con la stessa legge che io sto invocando verso gli altri. Ebrei ci dice così, Ebrei 10, versetto 30. Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. Non sta a me, non sta a te stabilire la pena per la persona che hai di fronte. Lascia che sia Dio a stabilire la pena per colui che ti ha offeso, o perché lei che ti ha offeso, ti ha umiliato, ti ha maltrattato, ti ha fatto del male. Non cercare di farti la tua giustizia, non cercare di farti le tue vendette. Il versetto dice: lascia a Dio la vendetta arriverà di sicuro. Non cercare la tua giustizia, e attenzione che se proprio la vuoi la giustizia, preparati a non peccare più, perché quella giustizia che tu chiedi sarà applicata verso di te. Ma se usi misericordia, riceverai misericordia. Terzo motivo del perché mi serve di dare la misericordia: perché mi rende felice. Questa è la base della predicazione che abbiamo costruito. La serie di messaggi si intitola "Costruisci la tua felicità per vivere felice". La misericordia è una delle maniere più potenti per costruire la tua felicità. Vuoi essere felice? Devi avere misericordia. Inizia dalla misericordia. Matteo 5, versetto 7. Sermone sul monte. Le beatitudini. Beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. Beati coloro che danno misericordia, che mettono l'amore in azione, perché riceveranno amore e in azione. Sappiamo che, abbiamo detto più di una volta, che beati è una maniera molto tecnica, biblica, di dire una cosa semplice: felici. Felici i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. Nella mia esperienza, ormai sono una trentina d'anni che giro per chiese, non ho mai incontrato un credente che fosse felice e non fosse misericordioso. Non ho mai incontrato una persona che fosse felice nel contempo arrabbiata verso le altre persone. Sì, magari erano credenti, sì, magari erano salvati, ma non erano felici perché c'era qualche cosa che li rodeva dentro. Perché? Perché non avevano perdonato, perché non avevano lasciato andare, perché non avevano usato misericordia. Persone del genere sono amare, arrabbiate, ma mai felici, perché c'è qualche cosa che li rode da dentro. E sapete chi paga il conto della rabbia? Sai chi paga il conto della tua rabbia, del tuo roderti dentro, del tuo non voler perdonare? Non la persona che legge, la persona che legge probabilmente manco lo sa. Ma chi la prova? Proverbi 11, 17 dice: l'uomo buono fa del bene a se stesso, ma il crudele tortura la propria carne. Se tu sei crudele, tu credi di essere crudele verso gli altri, ma tu sei crudele contro te stesso, perché vivrai una vita di M, P,
per tutta la vita. Lascia la tua crudeltà e usa la misericordia. L'odio è come un boomerang. L'odio è come un boomerang. Tu lo lanci e ti ritorna indietro. E tu magari sei portato dall'altra parte e ti arriva pure sulla testa. Però anche la misericordia è un boomerang. Se tu hai misericordia, il boomerang della misericordia ti ritorna indietro. Se lo sai lanciare, se lo lanci bene. Allora, come diventare misericordioso? Come diventare misericordioso? La prima cosa, prima, sei stato perdonato? Sei stato perdonata? Hai accettato che attraverso Gesù i tuoi peccati sono stati cancellati? Quelli passati, quelli presenti, quelli futuri. Hai accettato questo? Hai ricevuto questo Dio di misericordia all'interno di te tramite lo Spirito Santo che è sceso in te quando lo hai accettato? Questo è il primo passo fondamentale. Senza questo non troverai misericordia e non potrai avere misericordia. Se tu sei senza Gesù nella tua vita, la misericordia non sarà la legge con cui verrai giudicato, ma verrai giudicato secondo la legge. Per cui, se non l'hai fatto, voi che mi ascoltate qui, che mi ascoltate su Facebook, che mi ascoltate su YouTube, accettate, accetta Gesù per ricevere misericordia. Questo è il primo passo. Secondo passo, se hai accettato la misericordia di Gesù, accettando Gesù, il secondo passo è: hai ricevuto il perdono? Un attimo. Il perdono Gesù te lo dà. Ma hai capito che sei stato perdonato? Ci credi veramente che Gesù ha coperto i tuoi peccati? Perché sapete, una delle cose più brutte dei credenti è il ricevere il perdono e non sentirlo. Ah, io non sento che sono stato perdonato. Ah, però non è possibile, io ho fatto quelle cose orribili, quelle cose orrende, non è possibile che se sono perdonato, allora devo espiare. In altre professioni c'è le espiazioni, il cilicio di cui abbiamo parlato, sentire male nella carne per espiare i miei peccati. Fare il pellegrinaggio al santuario XY per espiare i peccati, pregare sui ceci per espiare i peccati. Sei stato perdonato. Non devi sentirlo, devi accettarlo. Il perdono è qualcosa che si accetta, tu devi accettare di essere stato perdonato. Uno dei maggiori motivi perché non offriamo misericordia è perché non ci sentiamo perdonati. Noi non offriamo misericordia perché non pensiamo di aver ricevuto misericordia. Sì, l'abbiamo ricevuta, ma non la sentiamo. Non basarti sulle tue sensazioni. Non basarti su quello che senti. Basati su quello che Cristo ha fatto sulla croce. Basati sul fatto delle ultime parole che Gesù ha detto: te ne stai. Pagato, te ne stai, è pagato. Le ultime parole di Gesù sulla croce sono state: te ne stai, è pagato, il tuo debito con il Dio è stato pagato per sempre. Per questo, su queste basi puoi perdonare e puoi dare misericordia. Inizia a guardare le persone nella stessa maniera con cui Dio le guarda. Non le guardare con occhio maligno, guardane con un occhio compassionevole e di misericordia. È questa la maniera con cui Dio guarda anche il peccatore più incaprito, con misericordia, aspettando che si prenda intorno a lui. Inizia a guardare le persone che hai intorno con questi occhi: i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi compagni di scuola, se stai ancora a scuola, la tua famiglia. Guarda nella stessa maniera con cui li guarda Gesù. Pensi che Gesù li guardi con un occhio malevolo, queste persone, o con un occhio di misericordia? Gesù è l'immagine della misericordia, è l'immagine, ha risollevato gli oppressi. Gesù ha accettato i devianti, le persone
persone che erano reiette le ha accettate. Ha sollevato coloro che erano addolorati. Ha amato quelli che nessuno voleva amare. Ha aiutato coloro che erano senza speranza e coloro che erano addolorati. Questo è Gesù. Gesù si è interessato di loro. Non ha vissuto questi momenti con stress perché doveva stare in mezzo ai lebbrosi. Non ha vissuto questi momenti con stress perché doveva andare in giro con le prostitute o con gli esattori corrotti. Non le ha vissute con stress. Non ha visto negli altri qualcuno con cui lottare giorno dopo giorno. Oh Dio mio, adesso devo andare a parlare con la prostituta. Oh, potessi fare un'altra cosa. No, lui è voluto andare. Quando le persone venivano a lui gli dicevano, un attimo, lasciala stare. Ricordate la donna che versò l'unguento sul capo di Gesù e disse, un attimo, lasciala perdere. Lei sta facendo questo ed è giusto che lo faccia. Non li ha visti come lo strumento con il quale, ma li ha visti come strumento per dimostrare qual è l'amore di Dio. Ha visto queste persone come la possibilità di dimostrare qual è la misericordia di Dio in azione. Li ha amati tramite l'amore, non il risentimento, non l'odio, ma l'amore. Tratta queste persone con la stessa misericordia con cui sei stato trattato tu. Ricordati che la misericordia è amore in azione. Voglio lasciarti con una sfida. Non andare a casa oggi senza aver deciso nel tuo cuore chi è la persona a cui devi dimostrare che Dio è amore. E attenzione, non sto pensando a una persona facile, ma a una persona difficile. Non a una persona con cui stai bene, ma a una persona con cui non stai molto bene o stai male. Sappi che tutte le volte che tu dimostri misericordia, Gesù, colui che è morto e resuscitato, per te e per me, verrà glorificato. La gloria non spetterà a te, ma la gloria finirà a Dio e a Gesù. Potrebbe essere qualcuno che ti ha fatto molto male o che non sopporti. Sono quelle le persone che hanno bisogno di misericordia, non quelle che tu hai. Forse ti servirà, non andrai a casa e lo farai, ti servirà molto tempo. Dovrai pregare molto per usare misericordia verso le persone con cui non sei stato trattato con misericordia, da cui non sei stato trattato con misericordia. Ti servirà molto per mettere in moto la misericordia, ma ricordati che la misericordia è amore in azione, perché l'amore, amare non è un sentimento, ma è un'azione. L'amore non è un sentimento, ma è un movimento. È un movimento. Prega prima e agisci poi per dare misericordia. Torniamoci a pregare. Grazie Signore Gesù della tua misericordia. Grazie, Signore. Grazie della tua misericordia. Grazie di essere stato misericordioso. Se tu che hai ascoltato oggi sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato da me, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, grazie di essere stato misericordioso verso di me. Io voglio essere misericordioso. Tu hai avuto misericordia verso di me e io ho necessità che questa tua misericordia continui su di me, perché io continuerò a essere un peccatore, continuerò a essere una peccatrice. Per cui ti prego di avere misericordia e io mi impegnerò ad avere misericordia nella stessa maniera con cui tu la hai verso di me. Io voglio avere misericordia soprattutto perché voglio una vita felice. Io voglio essere felice, per cui voglio dare misericordia per ricevere misericordia da te e essere felice. Ti prego, Signore, di darmi la forza, la capacità, la lucidità
La preghiera è lo Spirito Santo che mi aiuti ad essere misericordioso verso coloro che mi hanno fatto del male. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome. Amen.